Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ehi Siri. Buongiorno a te. È tardi. Questa è la città più grossa da cui sono dovuto mai uscire. Sono 2 giorni che cammino e non sono ancora uscito dalla città. Oggi spero migliori un po' la situazione, anche se devo fare la numero uno. Che per farvi capire, sperando che metta fuoco, noi siamo qui e io vado a Costa Mesa perché forse c'è qualcuno che mi ospita, ma forse se ci arrivo, se riesco a fare i chilometri, e poi farò tutto questo lungo mare. E le giornate più che altro sono veramente brevi, quindi io pirla, parto tardi e alle 5:30 inizia già a far buio, come fosse in inverno in Italia, però con 40 gradi. Partiamo, che dite? Partiamo. Charlotte, sei pronta? Sto diventando matto. Mi sa che sto diventando matto. Sì, sto proprio diventando matto. Mi sono messo il ghiaccio dentro la borraccia perché c'era la macchinetta automatica in motel. C'è solo un problema, finché non si scioglie non riesco a berlo. Vengono dalla Svizzera, quindi... Della Svizzera con la bicicletta. Svizzera... Francese. Il vino, il fondant, la raclette, il cioccolato. Thank you. You're welcome. This morning I figured out how many months we've been on the road. Almost 3.5 years. We in 20 years, you know. You come back sometimes. Yeah. Well, we go 3 months, we go 6 months, yeah, 8 months. Yeah, it's perfect balance. Yeah. Yeah, it's perfect balance. And she said to me when we left, this is the last one. This is the last one. So it's gonna be another one, the big one, but. Sono 20 anni che viaggiano. 20 anni. Quiet. Take care. Nice. Maybe we'll see you. Maybe ciao, we'll ciao. Cross it again. Yeah, probably. Questi viaggiano da 20 anni e si sono fermati all'istante, questo è quello che intendo. Quando la gente viaggia da tanto tempo in questo modo, è ovvio che si ferma immediatamente senza pensarci. Dalla Svizzera con tanto amore. Ho appena fatto volare il drone, è molto tranquillo e sto migliorando col drone, ragazzi, sto migliorando, ho meno paura di farlo volare lontano, ho meno paura di farlo volare distante, ho meno paura di farlo volare sopra le cose, quindi sta andando alla grande, mi sto divertendo un sacco e il DJI, il rapporto qualità, portabilità eccetera è veramente fantastico, devo ammetterlo. Il Mavic Pro sarebbe meglio, ma questo forse per me che pesa 300 grammi è il massimo. Per quelli che devono iniziare direi che è perfetto. Poi vorrei dire ogni tanto qualcosa di intelligente, ma non ci riesco, sono sempre molto stanco e incasinato con la testa e penso moltissimo, ma mi organizzerò, mi devo organizzare meglio per queste cose qua. Anche se sono stanco non vuol dire che io non possa portare contenuto parlato a tutti voi. Mi diceva Walter qualche giorno fa che c'è molta gente, molti californiani che vivono 365 giorni l'anno o in una macchina o in un camper oppure semplicemente nei furgoni creati un po' a camper. Poi qua si può fare qualsiasi cosa
la legge non vieta niente, quindi puoi vivere dove vuoi, spostarti, lo fanno tanto i surfisti e lo vedo, ma gente di ogni età, di ogni sesso, di ogni religione vive nei propri mezzi ed è una roba fica, è una roba veramente strana. Questa è l'atmosfera. Io pensavo fosse solo un racconto che vedevo nei film o nei libri, eccetera, invece la gente è veramente così qua. Cioè vive veramente alla giornata, surfando le onde. Quanto sono affascinanti i surfisti, proprio l'idea del surf. Un giorno imparerò anche a surfare, appena avrò tempo. Incredibile quanta gente si ferma a guardare il sole che cala, come uno spettacolo gratis tutte le sere. Sono fermati in tanti a guardarlo andare giù, eh. Bellissimo. Allora ragazzi, parlo piano perché è già tardi, sono tipo le 11. Non ho più filmato perché mi sono fermato a parlare con Luca. Si è offerto, come vi dicevo prima, di ospitarmi quanto voglio. Mi ha scritto su Facebook e mi ha lasciato il divano a disposizione. Ho fatto già una bella doccia. Grazie Luca. Figurati, ciao. Ciao ragazzi.